Associazione I ragazzi del fossato. Gigina ci racconta come nasce, che cosa fanno e che cosa hanno costruito in un pezzo del parco del castello, del Forte Spagnolo all'Aquila. Allora, l'idea è nata, noi siamo un gruppo di persone che ci siamo ritrovate dopo il terremoto e siamo più o meno nate quasi qua, in via Castello, diciamo. E inizialmente ci mettevamo sedute proprio a un muretto adiacente alla fontana e per cui è nata questa storia, i ragazzi del, volevamo chiamarlo i ragazzi del muretto, però si sembrava brutto e ci siamo chiamati i ragazzi del fossato. E il riferimento è al fossato del Forte Al fossato, Spagnolo. esatto. Abbiamo iniziato con pochissime piante, abbellendo il prato, però dovevamo chiedere l'autorizzazione al comune. Ci siamo andati, ce l'ha data, ci ha dato questa autorizzazione e quindi è, diciamo che è un regolare documento stilato dal comune. Poi ci è venuto in mente di metterci delle statue e abbiamo chiesto l'autorizzazione alla sovrintendenza, insomma seguendo tutto un iter. Poi però ci servivano i soldi e quindi ci siamo autotassati. Naturalmente i soldi nostri erano pochi e abbiamo incominciato a fare la questua alle persone che comunque si fermavano a vedere, ad ammirare questo bellissimo prato da noi abbellito con delle piante, con la pulizia, eccetera, e loro volontariamente ci hanno dato dei soldi. Dimmi dov'è questo posto? Allora, il posto è adiacente qui al bar della Fenice, che è il nostro punto di riferimento, tra l'altro, e sta proprio a 50 metri da qua. Noi facciamo anche delle feste di inizio stagione, di inizio primavera, di inizio estate, fine estate, San Giuseppe, sempre offrendo liberamente a tutte le persone che si fermano con dei dolci che tra l'altro prepariamo noi, dalle maestrose, bravissime mani di queste persone che sono soci fondatori. I soci fondatori siamo pochi, siamo io, Daniela Stecca, ma Io chi sei tu? io sono Gigina, io mi chiamo Gigina Stringini, dai, ce lo mettiamo il cognome, anche se sono un po' contraria, vabbè, diciamo che voglio essere un'anonima. Poi ci sta Maria Paola Prosperini, e poi ci sta Daniela Stecca, Silvana Conito, e loro sono, diciamo, le ideatrici per quanto riguarda le piante, perché sono delle grandi intenditrici. Io sono per la parte contabile, cioè, praticamente sono quella che è più sfacciata, che cerca i soldi alla gente, soprattutto quando dobbiamo rimpinguire le casse che si sono esaurite. Daniela è quella che va a acquistare le piante, certe volte piglia pure qualche fregatura perché gli rifilano certe piante che non so buone, però insomma vabbè, lasciamo stare. Naturalmente ci sono anche i ladri di piante, quindi abbiamo. Ho letto un cartello, infatti, dove ringraziate le persone che, senza rispetto per il vostro lavoro, per i soldi spesi, per il tempo e per il bene comune che mettete a disposizione di tutti, si fregano le piante. Sì, le abbiamo minacciate con questi cartelli, uno un po' cattivello che diceva i fiori che avete rubato qua possono servire per le vostre tombe, e questi hanno fatto anche degli scongiuri, insomma, abbastanza evidenti, però fatto è che se le seguono a rubare, la cosa ci dispiace tantissimo. Abbiamo detto al comune di sollecitare questa bella storia che abbiamo iniziato noi anche con altre persone. Però nessuno risponde a questo invito e quella a fianco, i ragazzi qua di Facebook hanno cercato di imitarci e fanno pure loro qualcosa, però è poco, il giardino, il parco è grande, quindi di aiole ce ne stanno tante da essere adottate, ma gli aquilani sono certi in moda manette che qui ci rimangono perché non gliene frega niente. Ma voi siete aquilani? Io sono aquilana puro sangue, anzi scusa se ogni tanto intercalo il mio parlare con diciamo il vernacolo, perché diciamo l'aquilano non è un dialetto, è una lingua, è come il napoletano, e che io amo moltissimo perché a me piace parlare in dialetto aquilano perché mi sento. E poi la lingua che si parla peggio è quella che non ti fa mentire. Perché se parli in italiano riesci anche a fare di qualche bugia, mentre in dialetto parli proprio talmente sincero che non riesci a
neanche a inequivocare quello che dice. Questo è il Allora, bello. da questo momento in poi sei autorizzata formalmente a esprimerti come credi, anche perché probabilmente ascolterei un dialetto aquilano vero. Eh sì, vabbè, che te posso dire? Che noi altri praticamente siamo fatta la festa di San Giuseppe gli altri giorno e ci siamo mangiate le zeppole, non ti dico fatte dalla maestria di Silvana, che siamo di 10, 11 e lode. Mo' rifaremo un'altra festa all'inizio stagione, certo, il tempo è inclemente, mo' vabbè, però quest'estate, giugno, da venire, quindi la festa la facevo. Però ci sta un'altra cosa, che il comune dell'Aquila, nella persona di Moroni, che è il responsabile dell'ambiente, ci ha fatto stare senza acqua 2 mesi. Allora ci siamo quasi prostituiti per riavere l'acqua. Che significa? Ha chiuso l'acqua della fontanella della Nessuno pertinenza vostra? Ma sapeva dove si era aperta questa benedetta acqua, quindi pensa poco come lavorano nel comune. Quindi va a Grazzasso acqua, sollecita Moroni per rimettere, perché poi abbiamo visto che il tempo era bello caldo e ci preoccupavamo che se non si guidava, se quest'acqua non ci stava, noi ci stavamo a preoccupare per le piante, che peraltro molte si sono seccate. Però, posso di. chiederti con quale criterio avete scelto le piante? Allora, le piante lo fa la facoltà, ma Daniela sceglie essa, lei siccome è una giardiniera provetta, perché ha un giardino bellissimo alla casa, lei e Silvana sono quelle che più ammaestrate e più dedite a questa cosa. Neare facciamo solo i manovali, cioè piglia iusicciu, zappa, rastrella, va a buttare la bonnezza. Daniela con Manna, quindi noi Ari siamo soltanto delle giovincelle che stanno là e quindi aiutiamo in questo senso. Però poi ci hanno chiamato pure signore anziane, un signore ha fatto un'intervista su TV1, ha detto delle signore anziane hanno iniziato questo progetto Io di. non lo dirò, giuro. Lui invece, siccome ci ha visto attempati con i capelli bianchi, un poco insomma chi zoppica, che cammina un po' incantata, ha detto le vite le vecchiarelle come se danno da fa. Però gli siamo dimostrato che le vecchiarelle tengono no, gli attributi giusti, quello che non tengono gli uomini, le proprietà immobiliari che sono scadute, danno un sacco di tempo. Non so se sono stata chiara. Piuttosto direi di sì. E comunque il risultato è straordinario perché c'è un pezzo di parco del castello pulito, preciso, arredato, con delle Sì, piante, con la cura, che si vede che è vissuto. Ma ma questa è stata anche un'operazione che vi è servita per rivedervi, per sì, darvi una ragione, esatto. mi sembra come se sia stata una risposta alla mancanza di città. Esatto, noi praticamente stiamo qui, ci riuniamo, l'estate è bellissimo perché poi il parco è visitato da parecchie persone che si fermano, tra l'altro pure persone che sono, insomma, non sono dell'Aquila, ad ammirare questa bellezza perché vedono come amiamo questo lembo di paradiso, lo chiamo io, perché noi stiamo qua fino a tardi la sera. Ci raccontiamo le storie, poi siamo aquilani veraci, quindi un poco pettegolemo, un poco raccontiamo, un poco ci ricordiamo i tempi passati e questo è il nostro tempo. Come se no, come lo consumiamo il tempo? Davanti alla televisione, dentro alle case di Berlusconi a vedere, cioè le rughe già ce ne stanno parecchie, poi che facciamo? Ci specchiamo e diciamo ma che stiamo a fare? Voi Quindi, siete tutti dentro i progetti case? sì, belli i progetti case, ci accolgono con tanta festosità, soprattutto la sera quando Pieni di rientro, vita, soprattutto. sono pieni di vita. Pacini ha fatto gli uffici secondari, luogo perché ogni giorno ne caccia fuori uno orizzontale. Quindi questo è insomma il progetto case, però ci teniamo sta, che teniamo fa e cerchiamo di rianimarci così, con questo. Però noi ci vediamo pure l'inverno se hai notato. Io lo so, vi vedo tutti i Appunto, giorni. appunto. E poi vedi con quale ardore, con quale enfasi facciamo le cose. Ci vedi pure qua a Carnevale che ci siamo pure vestiti, cioè ci è servito poco per camuffarci perché insomma non è che ci è servito tanto. Perché siamo tanto carnevali che Senti, ma cammini. secondo te il fatto che siete tutte femmine ha un significato o è un caso? Beh, qualche maschietto ci sta, però i maschi. Vabbè, ma
Chi l'ha pensata sta cosa? Ecco, Noi altri, le femmine, noi altri, le vecchie glorie della città dell'Aquila. Ma i maschietti ci stanno, però, come ti ripeto, non tengono nervo, non tengono spina dorsale. E gli vedi, noi altri, se si mette a fregare le panchine che stanno buttate sacciadò, e per dire agli uomini, aiutateci, esci, come venite a voi altri, le fa questo. Cioè, proprio, vabbè, non tengono stimoli, non tengono gli uomini, non servono a niente. Servono solo per chiacchierare e pettegolare, perché chi pettegola su essi, non le femmine, perché se sapessi. quindi avete ripreso materiali che erano buttati da qualche Sì, parte, dimenticati, sì. così li avete ripuliti, risistemati e Esatto. messi in Ripittati, loro. ripittati, se mi da più le panchine che erano buttate agli angoli sempre del giardino, poi è venuto Moroni e ha visto, dice, ma dove le siete pigliate queste panchine? Perché ce ne stiamo una sola. E a stanno sperdute. Vabbè, però. Insomma, poi ce l'ha fatta pure pittà, è venuto, ci ha fatto pittà, ci siamo venuti a mettere tutto briciolino per terra. E oh, questo ci è venuto a costare quasi 2000 euro. Sì, abbiamo fatto le foto e quindi e ti stavo per chiedere quanto costa gestirla questa cosa. Gestirlo, dunque, noi ci tassiamo, insomma, ci è venuto a costare, mo ne siamo parecchi, tra soci fondatori e sostenitori, se ne sono andate circa 2200 euro. Ma avete fatto un'associazione proprio, Sì. giuridicamente costituita? Giuridicamente costituita, con tutti i nomi delle persone che hanno dato i soldi, ci stanno un regolare documento. No, no, è tutto preciso. Un notaio ha fatto un piccolo verbale di costituzione di questa associazione, no profit, perché non è che, Beh, certo. anzi, ci gustano, quindi, però lo facciamo con amore, anche perché, insomma, che a noi ci piace di stare qua insieme. È una Bello, cosa penso io. che veramente il giorno, quando io vedo l'ora che alle 3:30 mi viene la febbre, come se tenesse venire a timbrare i cartellini. Da Perché? quanto tempo è passato dai primi momenti? Sono già 2 anni o di più? No, l'anno scorso, Ah. no, l'anno scorso ci sedevamo agli Umuritto. Poi, siccome stavamo scomode, perché chiaramente stavamo quasi per terra, ci è venuta l'idea così, vogliamo adottare un'aiola. E io mi sono data da fare, sono andata al comune, ho chiesto come si poteva fare e basta, una domanda in carta da bollo e ci ha dato questa In autorizzazione. realtà è facile Sì, ricrearsi sì. Certo un motivo per viverci ancora in questa città. che ci stanno, ma è tutta questione di buona volontà. Se ci sta la buona volontà, si fa tutto.